ragazzi e bentornati in questo nuovo video. Oggi nuova recensione di un nuovo prodotto. Il pacco lo vedete tra un istante. Eccolo qua! Si tratta di una scopa elettrica della Proscenic modello P8 Plus. Non perdiamoci in chiacchiere e andiamo subito a recensire questa scopa elettrica, che è tra l'altro la prima scopa elettrica che porto sul canale. Vediamo com'è fatta. Contenuto della confezione, andiamo per ordine. Manuale con tanto di email per la garanzia, per contattarli. Manualistica multilingue, vedo che c'è anche l'italiano, tedesco, spagnolo, con tanto di figure. Ci servirà? Non ci servirà? Visto che è la prima, la mettiamo da parte. Quindi andiamo per ordine. Questo non ci serve. Il manuale lo metto un attimo là, così vi do uno sguardo. Poi iniziamo. Carica batterie, che esce a 26V 0.5A di questa lunghezza qua. Quanto sarà? Un metro e mezzo, due. Lo scriviamo qui sotto. Poi. Accessori vari, che devo vedere cosa è. Spazzola supplementare, poi altra spazzola supplementare per collegare, io metto tutto qua sotto, poi vediamo. Il pezzo di sotto, diciamo, possiamo dire così, della scopa elettrica. Poi qui abbiamo sicuramente il bastone. Adesso andiamo ad aprire, intanto vi faccio vedere questo. È molle, quindi non so se è un pregio o un difetto, giudicate voi. Comunque, allora, la plastica, come vi posso dire, per me non è pregiata, perché non si può dire che è pregiata, però non è manco cheap, si può dire una via di mezzo? Si può dire una via di mezzo, sì, dai. Ok, ha questa elasticità. Poi, qui la spazzola, fatta in questo modo. Adesso dopo andiamo ad aspirare, a fare una prova, come si comporterà con tutto ciò che aspiro. Poi, qui c'era il bastone. Voilà, c'è qualcuno? No? Boh, siamo. Ok, questo è un altro pezzo, questo è un altro pezzo. Ora andiamo a montare subito. Qui non c'è più niente, possiamo metterlo in modo tale che poi si richiude senza fare danni. Quindi manca la batteria e il corpo, no? Giusto? Ok, questo è il corpo. Pesicchia? No, dai, è pure leggero, non si può dire che pesa tanto. La batteria non la vedo, è già incastrata, sì, è già incastrata qui sotto, è come una pistola, vediamo se riesco a... Ok, si preme qua, questo tasto, mentre si preme si fa scorrere. Andiamo a vedere la batteria, 26V, 2200mAh, charge current 500mAh, 0,5A, quindi power rating 48.84 Wh, non superare i 40 gradi. Da come c'è scritto sul sito e sul manuale, ha una durata massima di 35 minuti. Ok, come si ricarica la batteria? Semplicissimo, prendete l'alimentatore che sta qua e, levando la batteria, la caricate come un normalissimo telefono, in questo modo. Quanto ci mette a caricare? Questo non lo so, mica le posso dire tutto, no? Quando mettete in carica la batteria in questo modo, luce rossa fissa vuol dire che la batteria si sta caricando. Quando la luce diventerà blu fissa, la batteria si è caricata completamente. Quando la staccate, la collegate alla scopa elettrica e per un qualsiasi motivo dovesse lampeggiare di rosso e di blu, qualcosa non funziona. Quindi spegnete, riaccendete o comunque contattate assistenza clienti, perché si potrebbe rompere. Allora, supponiamo che sia carica, non lo so, lo spero. Quindi deve fare chicche così. Allora, qui si preme e si aspira. Ci provo? Così, a freddo? È partito.
viene premuto, quindi valutate pure questo voi se è un pregio o un difetto. Non è tanto rumorosa, se lo ripremo si spegne. Qua aspira, qui si incastra, qui si leva il filtro. Vediamo un po' com'è. Tramite questo pulsante qua riuscite a levare tutta la sporcizia. Facendo questo gioco qua, levate qui sopra, questo è il filtro che va lavato una volta al mese, diciamo, dipende poi quante volte pulite. Questo filtro semplicemente con l'acqua lo sciacquate, poi lo richiudete, lo fate asciugare per bene. Molto molto semplice. Vediamo se riesco a incastrarla. Sì, in questo modo. Ok, e poi userò questa spazzola qua. Voilà. Vediamo un po'. Io direi che a questo punto l'abbiamo fatto. Ta 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 ta. Sto guardando qui sotto. Questo dovrebbe essere un supporto per agganciarlo al muro, che ha questa possibilità anche. Qui ha un altro tastino che non so se cambia la potenza. Proviamo. Allora, accendiamolo ovviamente facendo sparando. Ok. Le spazzole girano. Qui ci viene data la carica della batteria su un massimo di 3 LED. Diciamo un LED dura 12 minuti più o meno. Qui si cambia la potenza premendo questo tasto. Velocità bassa, velocità alta. Premendo di nuovo si spegne. Si tiene da sola, vediamo se si tiene da sola. All'impiedi? Assolutamente no. Quindi occhio a come la lasciate quando non la usate. Allora, è leggerissima, ragazzi. Proprio una piuma. Perfetto per le persone anziane, eh? Anzi, le persone di una certa età. Proprio. Scorre che è una meraviglia. Non lo so se magari usandolo nel tempo poi si indurisce o succede chissà cosa. Però comunque, da come sono fatti i materiali, sconsiglio di lasciarlo in posti dove basta un tocco e cade per terra, eh? Quindi magari appoggiatela per terra e cercate di non fargli fare troppi sbattimenti, nel senso cercate di non farla intruppare troppo. Quando momentaneamente non la usate più, potete tranquillamente appoggiarla a terra in questo modo, non rischiate nulla. Vi faccio di nuovo vedere il LED qui davanti. Appena accendo, questa qui dentro invece potete mettere degli stop, attaccarla al muro. Non lo so se volete provare con i 3M, ma ve lo sconsiglio. Appunto, ha la possibilità di appendersi tramite questo supporto qua. Per attaccare la scopa al muro, quando la volete riposare, vi danno questo oggetto qua in dotazione da mettere. 3 stop, dovete fare 3 buchi, attaccate alla parete dove volete e poi attaccate la scopa elettrica qua dietro in questo modo, così rimane fissa così. Inoltre potete anche levare questo tubo da qua in questo modo. Se per esempio non vi serve questa lunghezza, potete direttamente attaccare questa qua e avete una cosa più piccola, vedete? Molto minimale, molto leggera senza il tubo, e la stessa cosa vale per questi due accessori, potete attaccarli direttamente. Potete inoltre levare la spazzola per pulirla più facilmente. Andando a sbloccarla qui, in questo modo potete levare tutti i pelucchi che si accumulano.
poi la rincastrate così e la richiudete, pronti per aspirare. Eccoci ragazzi alla prova di questa aspirazione. Abbiamo briciole di patatine alla sinistra, al centro abbiamo briciole di pane, a destra abbiamo farina. Accendiamo, proviamo con la velocità 1 e vediamo cosa succede. Iniziamo con le patatine. Ok, diciamo che bisogna alzarla, però comunque si è comportata bene, non al primo, non al secondo, ma già al terzo passaggio. E vedete, già stanno qua dentro. Proviamo adesso con le briciole di pane. Ragazzi, e sto a velocità 1, eh. Adesso il più difficile, la farina. Devo dire che non si è comportata davvero niente male. Adesso, per dirvi, qui, adesso vi sto zoomando, c'è un po' di residuo. Proviamo a velocità 2 con uno, massimo due passate. Voilà! Guardate il contenuto di quello che abbiamo aspirato, tutto qua. Adesso svuotiamo il contenitore, quindi basta premere qua. Voilà, lo richiudete, molto semplice, e siete pronti per una nuova aspirazione. Vi volevo far notare anche come funziona il quando aspira. Al momento che voi pigiate e attivate l'aspirazione, vedete cosa succede? Questo gommino rientra dentro per far passare. Una volta che spegnete, si richiude in modo tale che quando lo portate così non avete il terrore, state sicuri che nessuna sporcizia che avete aspirato fuoriesca quando magari cambiate adattatore. E ovviamente se attivate la seconda velocità, guardate, questa gommina si aprirà di più. Osservate bene, velocità 1, velocità 2, da 1 e ora si chiude. E secondo me è studiato bene, non tutti ce l'hanno. Oh, eccomi qua in macchina, che questa possiamo provarla anche qui. Adesso vi faccio vedere, prima però proviamo gli adattatorini 1 e 2. Semplice l'installazione, c'è questa tacchetta qui che deve corrispondere in alto, in questo modo, ok, così l'avete inserita correttamente. Questa cosa vale con quest'altro adattatore. Proviamo a pulire. Tra l'altro questo si può anche regolare, se non volete le spazzole rosse, premete qua, tirate indietro e avete un terzo accessorio.
questo è ciò che ha aspirato. Altre due cose che non vi ho detto: volendo la batteria la potete caricare direttamente da qui senza levarla, ve ne danno solo una, potete richiedere una seconda se magari in 35 minuti non ce la fate a pulire tutta la casa, e la potenza aspirante massima è di 15.000 PA, potenza aspirante. Diciamo che se non sapete questo tipo di unità di misura, una scopa elettrica buona va dai 13.000 ai 22.000, questa è 15.000, quindi direi più che accettabile. Faccio la conclusione qua? Ma sì, facciamo la conclusione qua. Prezzo 150 euro, ne vale? Secondo me sì, valgono tutti. Vediamo se riesco a dargli un codice sconto. È molto leggera, sì, vi dico che è molto leggera, è una piuma. Contenitore è questo, non so quante cose potete tenere dentro, massimo livello sta qua, eh. Voto complessivo, visto che è la prima aspirapolvere, gli do fiducia, gli do un 7,5, considerando che comunque scope che costano di più sono più pregiate, però veramente là si va anche sopra i 400-500 euro e lì non so se è consigliabile o meno. Del resto, questa è della Proscenic, ripeto, modello P8 Plus, ve la consiglio assolutamente sì, se non avete grosse esigenze. Va bene anche per il tappeto, per il parquet, per la moquette. Ragazzi, in questo video è tutto, io vi ricordo di lasciare un like se vi è piaciuto, un dislike se non vi è piaciuto. Vi ricordo i social, Botterino10 su Instagram, IGTV, TripAdvisor e Facebook. Iscrivetevi anche al canale YouTube se ancora non l'avete fatto, attivando la campanella per non perdervi i prossimi video che usciranno sul canale. Qui da Botterino10 e dalla scopa elettrica Proscenic P8 Plus è veramente tutto, noi ci rivediamo al prossimo video. Ciao!